Unità didattica si conclude il modulo che ha, ha trattato l'estensione della ricerca nello spazio degli stati a casi particolarmente un po' più realistici. E questa unità didattica mi pare un po' particolare, è un'unità didattica che sinceramente prediligo, perché affrontiamo per la prima volta eh, il contesto in cui abbiamo, mh, la gente si trova a muoversi in ambienti fortemente dinamici. O anche non deterministici, e in, in cui ha poco senso il fatto che concepisca, magari impiegando anche del tempo, un piano d'azione lungo 20 mosse, sapendo che l'ambiente in cui si muove è molto dinamico, non avrà tempo di compierle tutte quante, eh, oppure in qualche maniera è talmente non deterministico per cui la probabilità che veramente quella sequenza di azioni possa portare al successo è molto bassa. In generale un argomento che sottende questa dinamicità è, è il fatto che di, di fatto la gente si trova a non avere una perfetta conoscenza dell'ambiente in cui poi dopo effettivamente l'azione verrà uh, posta in atto e quindi è la dinamicità in qualche maniera che produce il non determinismo eh, e in ogni caso eh, l'effetto che si ha è quello sostanzialmente di non sapere quale sarà l'ambiente nel momento in cui... La quindicesima azione sarà compiuta. Tutto questo in parte potrebbe avere delle soluzioni, ma vedremo eh, come vedremo al, nel, 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 nel modulo dedicato alla pianificazione che mh, dovranno comunque prevedere la possibilità di poter fare un monitoraggio azione per azione, cioè dopo ogni azione dello Stato del Mondo. E in, quindi in generale com, com, cominciamo a vedere questo, questo argomento qui. Cercando di capire quali sono le, eh, le strategie base che si possono mettere in atto per eh, poter alternare la concezione dell'azione alla esecuzione dell'azione stessa, per constatare gli effetti. Quello che andiamo a prefigurare è una specie di scenario di un agente che si muove un po' a tentoni nell'ambiente. Pensa effettivamente di fare delle de un, una mossa sostanzialmente, pensa di fare la prova e poi vedere l'effetto di questa mossa. Certamente si muove cercando il tesoro in qualche maniera, in un ambiente sconosciuto, è come, è come se andasse un po' a, a, a tentativi, a, eh, eh, però anche nel muoversi stesso, quindi c'è una um, doppia valenza di questo algoritmo, che stiamo per vedere, perché nel muoversi stesso non solo cerca il tesoro. Ma anche si costruisce una mappa del tesoro, cioè in pratica vediamo per la prima volta un caso di ricerca in cui eh, quello che non si conosce non è il percorso, ma quello che non si conosce è addirittura a monte, cioè non si conosce proprio lo spazio degli stati, cioè non si conosce la mappa stradale della Romania per capirci, quindi bisogna costruire la mappa della Romania. E come si fa a costruire la mappa della Romania? Eh, bisogna da andar, Arad andarci a Sibiu da Arad bisogna andarci a Zerind vedere quant'è la distanza, tornare indietro e segnarsi su un taccuino i collegamenti quello che stiamo per vedere è proprio un, eh, un algoritmo che funziona in questa maniera quindi sostanzialmente facendo alcune ipotesi eh, cioè che in particolare non abbiamo, uh, abbiamo una capacità di osservazione particolarmente cioè, completa, diciamo quindi se siamo andati a, dar, a Zerind siamo sicuri di essere a Zerind, diciamo quindi che la, la, la gente conosce le azioni che può compiere in un certo stato, conosce anche il costo dell'azione sa anche capire se è arrivato all'obiettivo, quindi sa riconoscere la città di Bucharest, eventualmente se c'è ci sare, potrebbe anche essere un'onoristica da valutare, ma questo è il concetto molto 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 importante, fondamentale in questa unità didattica, la gente non conosce il risultato dell'azione, cioè sa che in un certo stato può compiere una certa azione, ma non sa quell'azione che risultato avrà, cioè non sa... <coughs> Esattamente in quale stato S' la porterà. Una volta che l'ha provato, sa qual è lo stato S e conoscerà anche il, il costo dell'azione. Però eh, non lo conosce. Quindi quello che vedremo è proprio un algoritmo base per modellare un agente sostanzialmente esploratore, una specie di agente Livingstone che gira nell'ambiente. E lo esplora alla ricerca del tesoro, e nell'esplorazione si costruisce anche la mappa del tesoro. Questo algoritmo è un algoritmo base per fare quella che io chiamo eh, una, una mappatura cognitiva dell'ambiente. Allora, questo è l'algoritmo, la, 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 <coughs> e adesso lo, insieme proveremo a testarlo direttamente su un ambiente molto semplice composto da una specie di mini labirinto in cui abbiamo che la gente partirà da una iniziale S, il, il tesoro si trova nella casella 3x3, lui parte dalla casella 1x1 un, e dovrà in qualche maniera costruirsi la, la, la mappa dell'ambiente, eh, lui eh, non conosce la geometria dell'ambiente, sa solo dove si trova e in qualche maniera c'è a disposizione delle... Eh, delle, dei sensori percettivi per poter in qualche maniera farli eh, in maniera non ambigua attenzione eh, per semplicità eh, riconoscere lo stato in cui si trova in maniera tale da riconoscere qualora ci dovesse tornare quindi abbiamo una percezione come input e poi abbiamo eh, quello che andremo proprio a produrre come risultato il risultato appunto che sarà una matrice intestata d'azione da inizialmente vuota che sarà proprio quella che conterrà lo spazio degli stati che dovremo andare a scoprire, a, ad annotare. Ehm, intentate sarà un vettore che listerà per ogni stato le azioni che non sono ancora state provate, sapendo quelle che sono le azioni che eh, può provare in un ciascuno stato. Poi vedremo che la gente sarà in grado a volte di, sarà in grado, sarà costretto a volte a dover eh, eh, ritrattare un'azione un già fatta. quindi... Sostanzialmente, non tanto tornare sui suoi passi, poi cercheremo di, eh, di capire cosa significa, ma proprio eh, pentirsi di aver compiuto un'azione, quindi pensare di non averla compiuta e tornare nello stato dove, dove si trovava, e poi vedremo la distinzione. Perché sostanzialmente un altro punto molto importante da capire è questo: è che la gente Livingstone, eh, sostanzialmente, è una gente che esplora. E compie una ricerca tutto sommato, che assomiglia a una in particolare delle, delle ricerche che abbiamo visto fino adesso, cioè la ricerca in profondità, perché a differenza dell'esplorazione cioè che si fa proprio nel mondo fisico, a differenza dell'esplorazione puramente concettuale che si fa nel momento in cui si va a sintetizzare o a utilizzare un algoritmo di ricerca tipo Bradford, eccetera è che eh, quando si va a eh, esplorare un nodo che sta sulla frontiera, mh, esplorato un nodo e generato un suo figlio, eh, mh, sì, concettualmente si potrebbe anche esplorare un altro figlio o addirittura uno zio di, di quel nodo, ma in realtà questo significherebbe nel mondo fisico teletrasportarsi in un altro nodo. E quindi cioè, l'agente esploratore non può che nell'esplorazione adottare perfettamente una ricerca depth first. Perché? Perché lui non può pensare di spostarsi fisicamente dal luogo che ha esplorato generando un altro un figlio, cioè la ricerca dell'agente Livingstone è essenzialmente, se ci pensate un attimo, una ricerca in profondità. E andando avanti quindi abbiamo lo stato precedente come variabile, e l'azione la, precedente, come vedremo. E poi questo qui è l'algoritmo, prima si va a verificare se abbiamo trovato il tesoro, in tal caso ci fermiamo, dopodiché se siamo andati in uno stato che non, non conosciamo, cioè non l'abbiamo mai visto, poi significa che non nel, nel vettore delle intentate non abbiamo previsto nessuna azione per questo stato, vuol dire che non ci siamo mai stati, un, un luogo dove non siamo mai stati, andiamo a vedere quelle che sono le azioni che possiamo compiere in quel luogo, le mettiamo nella, in questa struttura dati. Se eh, eh, non siamo mh, appena partiti, eh, andiamo a, a questo punto a annotare il fatto che eh, siamo andati in questo stato nuovo dove siamo pervenuti eh, partendo dallo stato precedente S, che è il padre nella ricerca A, e fa compiendo l'azione A. Ecco, questa è sostanzialmente l'azione più importante di questo algoritmo, quella che va cioè, a creare la rappresentazione dello spazio degli stati ignoto. E dopodiché eh, aggiungiamo comunque eh, S in testa ai ritrattati, vuol dire che stiamo sempre andando avanti, non ci siamo mai pentiti della scelta che abbiamo fatto. E dopo eh, questo lo, 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 lo illustreremo quando ci incontreremo questo passo qui perché adesso lo facciamo insieme questo esercizio, e poi dopo quello che faremo sostanzialmente è Andare a prelevare questa azione qui eh, mh, e poi eh, aggiorneremo eh, S dicendo che effettivamente a questo punto siamo nel nuovo stato, cioè, cioè eh, eh, il nuovo stato è quello che, eh, quello che abbiamo appena generato, diventerà lo, lo stato corrente, eh, e quindi restituiamo l'azione. A questo punto Uh, ecco l'algoritmo non restituisce un percorso, ma restituisce una sola azione, cioè l'azione che deve compiere l'agente Livingstone, e si determina. A questo punto cosa succede? Eh, alla, alla sintesi dell'azione si, eh, si c'è un interliving con la il compimento proprio dell'azione. A questo punto l'azione viene compiuta, dopodiché, questo algoritmo riparte di nuovo. Adesso lo testiamo. Quindi ci creiamo qui eh, ho riportato l'algoritmo che abbiamo appena visto e che adesso seguiremo passo passo. Ho supposto che c'è un agente Livingstone che si trova nella casella di partenza, c'è un tesoro nascosto, ma attenzione, questa mappa qui lui non la conosce, non la conosce ed è quella che in qualche maniera dovrà gradualmente andare a riportare in questa struttura dati che è una matrice intestata con le azioni che può compiere in ciascuno stato. In, nelle righe qui ho messo e nelle colonne invece gli, gli, i, nove, i nove stati di cui è, lui, i nove luoghi di cui è composto lo spazio della ricerca lo spazio degli stati abbiamo il vettore delle azioni intentate e del, dei rami irritrattati poi abbiamo le tre variabili che ci consentono di poter eh, completare l'algoritmo la, che ci porterà alla sintesi di ciascuna azione abbiamo S' sarebbe la percezione S è lo stato da cui provenivamo ed A è l'azione che eh, abbiamo fatto per muoverci in S' primo, eh, oppure eh, se, eh, quando è già presente eh, inizialmente non, non c'è presente nessuna azione, come inizialmente non stava provenendo da nessuno stato, questo è lo stato iniziale, eh, oppure al, al termine dell'algoritmo A conterrà l'azione che do dovremmo compiere al ciclo successivo. Quindi nel corso dell'algoritmo A ed S cambieranno la, uh, il, il proprio valore. Dunque partiamo, abbiamo l'agente Linux che si trova nella casella 1, -1 percepisce e dall'azione di percezione S1 lui si accorge che si trova nello stato 1. -1. È appena arrivato sulla spiaggia dell'isola del tesoro e eh, si fa una bella mappa cognitiva dalla percezione del luogo dove si trova. A questo punto va a vedere se questo è il luogo obiettivo. Non è il luogo obiettivo, perché ha la capacità, scava, non trova il tesoro, per capirci, quindi quello non è il punto del tesoro. Dopodiché va a vedere se S' è un nuovo stato, cioè non è in intentate. Effettivamente sì, è appena sbarcato in quella spiaggia, per cui non è in intentate. Allora cosa fa? Va a vedere quali sono le azioni che può compiere nello stato S'. E quindi si accorge che può compiere l'azione di andare o a nord o ad est non può andare ad ovest, non può andare a sud e quindi mette eh, nel vettore delle, delle, delle intentate in corrispondenza dello stato 1 1 le azioni che andare, posso, andare posso andare a nord, posso andare ad est. A questo punto eh, si va a vedere se S non è nulla, S è nulla perché siamo appena partiti, allora questo non viene effettuato. Andiamo nello stato successivo, si va a vedere se nell'if successivo, se intentate S primo è, ehm, è vuoto. Eh, in, in, intentate S primo, ehm, in realtà intentate S non c'è perché ehm, eh, intentate S chiedo scusa, non è vuoto ehm, è perché intentate contiene appunto, ce l'abbiamo appena messo, N ed E. Ed e, ed e non è vuoto e quindi cosa si fa? Si va da intentate S', si, si preleva l'azione che sta in testa, quindi si preleva l'azione di andare a nord e la si mette in A. A questo punto A eh, è pronto per restituire l'azione che, che dobbiamo suggerire all'agente Livingstone, però si fa l'aggiornamento di S, quindi S diventa come S' e si restituisce l'azione e quindi si dice al robot di muoversi verso nord. A questo punto il robot si muove verso nord, l'algoritmo la, la, ciclica. Si riparte, si va a vedere se è il testo obiettivo eh, non è il testo obiettivo. Si va a vedere se si apre un nuovo stato, che non è intentate, sì. Allora si va a vedere le azioni che può fare qui. Cosa può fare qui? L'unica azione che può fare è andare verso sud. Allora si va nel eh, vettore delle intentate e eh, ci si scrive sud. Quindi l'unica azione che può fare è andare verso sud. A questo punto, S non è nulla eh, perché in S c'è 1,1 che è lo stato da cui provenivamo, la spiaggia. Allora, che si, si va a fare? Queste due cose: si va a mettere in, eh, nella matrice risultato in corrispondenza di S ed A il valore S', cioè. A questo punto sappiamo, per la gente living, living star, sa che se dalla spiaggia si muove verso nord va in un luogo mh, che lui chiamerà eh, luogo 1-2, eh, dandogli il nome che, eh, che gli viene dalla percezione, cioè lo, lo nominerà con le cose che vede in quel luogo e poi va ad aggiungere S in testa ai ritrattati S11 quindi dice ok, io sono pro provenivo dalla spiaggia e non mi sono pentito ok e poi, eh, intentate S' primo, eh, nullo no, perché c'è Sud e allora si, può, si fa il pop di Sud e quindi scompare e lo si va a mettere in, in A e a questo punto uh, si deve aggiornare SS, che diventa S', e poi si restituisce, restituisce l'azione Vai verso Sud all'agente alla, all Livingston. Attenzione, l'agente Livingston non sta ritrattando un'azione, sta andando avanti. Lui sostanzialmente è come se non sapesse. Che l'azione di andare verso uh, sud, perché adesso si muove verso sud, è il contrario di andare verso nord. Lui compie semplicemente un'altra azione, un'altra azione che quando la compie lo riporterà esattamente dove si trovava. però per lui è un'altra azione, quindi lui è come se stesse andando avanti, ha compiuto un'altra azione e quindi ha fatto due mosse: una e due. È ritornato dove stava prima, quindi a questo punto va a vedere se il testo obiettivo non è il testo obiettivo sta a vedere se S' è un nuovo stato e non è un nuovo stato questa volta perché c'è in intentate, eh, se sta è stato generato eh, eh, quindi non le, non le rimette le azioni qui dentro le azioni che poteva fare va a vedere se S non è nullo infatti non è nullo, c'è 1, 2 ormai non sarà più nullo quindi queste azioni le farà sempre e allora va a aggiornare la matrice della matrice risultato perché sostanzialmente, che cosa fa? Va a, ad aggiungere 1-1 in corrispondenza di 1-2 eh. Cioè lui sa adesso che se da 1-2 si muove verso sud va nella spiaggia, in quel luogo che aveva chiamato spiaggia, e poi aggiunge attenzione 1-2 in testa alla, ai, ai, ai ritrattati S. Primo. Cioè ancora eh, non ho uh, uh, fatto backtracking. Questo essere tornato in una spiaggia non significa aver fatto backtracking. E poi andiamo a vedere eh, intentate S primo è nullo. Intentate S primo non è nullo perché c'è ancora l'azione S attenzione, è 1-1, siamo sulla spiaggia, c'è ancora l'azione est da tentare e quindi si fa il pop dell'azione est che scompare, quindi eh, a questo punto intentate comunque diventa nullo e A diventa est. A diventa est, S deve diventare... 1-1, infatti S diventa 1-1 e si restituisce l'azione vai ad est, cioè si dice al robot adesso fisicamente muoviti, vai verso est. A questo punto l'agente Livingston si muove effettivamente verso est e, e si va di nuovo a eh, vedere se questo è l'obiettivo. Si va a fare la percezione 2-1. 2.1 non è l'obiettivo, non c'è il tesoro lì, si va a vedere se è un nuovo stato, non in intentate, sì nel nuovo stato e quindi si va a vedere quelle che sono le azioni che si può fare in 2.1, si può andare verso nord o verso ovest o verso est allora le mettiamo lì, in cua, qui se ci fosse un'euristica e un eh, perché ci dicesse l'ordine giusto per mettere queste, queste azioni nello stack eh, la, la potremmo utilizzare, non ce l'abbiamo eh, quindi le mettiamo in maniera casuale <coughs> e a questo punto si va a prelevare fa, si fa il pop della prima eh, che, eh, che, è eh, che è nord e eh, si eh, sostanzialmente propone alla gente di andare verso nord e poi eh, si va ad aggiornare s che diventa 2-1 e quindi a questo punto rilasciamo l'indicazione al livingstone di muoversi verso nord. Livingstone si muove verso nord, adesso eh, siamo sempre a fare, fatelo da voi il controllo, eh, sostanzialmente non è l'obiettivo, è un nuovo stato e quindi dobbiamo andare a vedere le lezioni che possiamo fare in 2-2. Innanzitutto c'è la nuova percezione vediamo che è un nuovo stato e le azioni che possiamo fare in 2-2 sono andare verso nord verso sud in quell'ordine lì ah, attenzione andiamo ad aggiornare lo spazio, delle, lo spazio degli stati aggiungendoci che da, muovendo um, verso nord da 2-1 siamo andati a 2-2 e, e poi eh, andiamo avanti adesso cerco di andare un pochino veloce poi magari voi Prendiamo l'azione verso andare verso nord, la, la mettiamo, aggiorniamo S e quindi diciamo all'Ewiston di andare verso nord. Liviston si muove verso nord, andiamo ad aggiornare S'. Primo. È un nuovo stato 2-3 e quindi andiamo a vedere le azioni che possiamo fare. O possiamo andare verso ovest oppure possiamo andare verso sud. Eh, in quell'ordine lì eh, eh, le mettiamo e poi sono tutte e due intentate. Quindi prendiamo uh, l'azione eh, Ovest, la restituiamo e aggiorniamo S. E diciamo all'inizio di muoversi verso Ovest. Eh, di nuovo siamo adesso in 1, 3. Percepiamo. Vediamo che S prima diventa 1, 3. Vediamo le azioni che possiamo fare in 1, 3. Possiamo solo muoverci verso est ehm, e quindi a questo punto andiamo ad aggiornare la matrice dei, dello, dello spazio di stati. Se da 2-3 andiamo verso ovest ci troviamo in, nel luogo che chiameremo 1-3 e aggiungiamo eh, 2-3 come nei trattati di 1-3 e poi andiamo a fare il pop dell'azione che abbiamo appena messo e quindi sostanzialmente diciamo a Livingston ok vai verso est e aggiorniamo anche S che diventa 1 3 e a questo punto Livingston si muoverà verso est ripercepiamo vediamo che siamo di nuovo in 2 3 e quindi a questo punto eh, questo non è un nuovo stato ci siamo già stati quindi non facciamo questo passaggio qui Andiamo semplicemente ad aggiornare lo spazio degli stati dicendo che eh, da 1.3 muovendoci verso est si va in, in 2.3 e, e aggiungiamo anche eh, 1.3 nel, nella lista degli ritrattati di 2.3 e poi andiamo a fare il pop dell'azione che avevamo ancora a disposizione in, in 2.3 che era quella di andare verso sud. Quindi adesso sud scompare da lì, diventa l'azione che proporremo a Livingston, S diventa 2-3 e lì a Livingston, diciamo vai verso sud. Liviston si muove verso sud, torna in uno stato dove era già, e aggiorna la eh, matrice degli stati, aggiorna le ritrattate, effettua il pop dell'ultima del, dell azione. Che aveva ancora a disposizione in 2,2, che era quella di andare verso sud, e quindi eh, A di nuovo prende il valore sud, ce l'aveva già, ma insomma lo riprende di nuovo. S' cede il suo valore ad S che diventa 2,2, e eh, Livingstone si muove verso sud. A questo punto, di nuovo nello stato 2,1, nello stato in cui si trovava già per cui non eh, c'ha da aggiungere azioni a intentate, eh, aggiorna invece la matrice dei, dei risultati, cioè lo spazio degli stati, eh, come vedete si sta popolando di tutti questi valori che sarebbero la mappatura del luogo che la gente sta esplorando, la mappatura cognitiva del luogo che eh, la gente sta esplorando. Questo punto, attenzione, è un punto delicato perché la gente si trova in, in, in 2-1 e la percezione quindi è, è 2-1 e non è un nuovo, un nuovo stato e l'aggiornamento l'abbiamo fatto adesso bisogna andare a fare il pop delle azioni nel pop delle azioni in 2.1 c'è cioè andare verso ovest per come abbiamo messo le azioni qui andrà verso ovest invece che andare come sembrava, sembrava più intelligente verso est Ma andare verso est significava avere la mappa lui non ha la mappa e quindi si muove verso ovest casualmente e quindi sostanzialmente viene fatto il pop di ovest e A diventa ovest e quindi la gente si muoverà verso ovest, Livingstone andando verso ovest si troverà sostanzialmente a tornare nella spiaggia. Quando arriva nella spiaggia eh, va a vedere, ovviamente questo non è l'obiettivo, non è un nuovo stato, e quello che succederà adesso è che S, eh, S non è null, aggiornerà quindi eh, la matrice degli stati, Ecco, sa che muovendosi da 2-1 va verso ovest e va in 1-1 e poi a questo punto è la novità eh, rispetto all'algoritmo che abbiamo sviluppato fino adesso, eh, che cosa succede? Adesso intentate S', primo, eh, siamo in 1-1, intentate S', primo come vedete è vuota. È vuota e quindi eh, dobbiamo andare a vedere se il ritrattato S primo è vuoto. Il ritrattati s primo è vuoto. Se fosse vuoto, ci fermiamo e abbiamo a questo punto, in base a quelle che sono le nostre esplorazioni, su quest'isola, isole il tesoro non c'è. In realtà, il ritrattato s primo nel nostro caso c'ha 1-2 qui e quindi non è vuota. E allora dobbiamo prendere dal bagaglio delle azioni che c'è a disposizione la gente. Deve cercare un agente tale per cui eh, facendo il pop dei ritrattati s primo, quindi prendendo. Eh, no, scusate, ancora eh, eh, ci deve mettere. Ecco, non ce l'avevo messo. dove aggiungere eh, i ritrattati S primo con 2,1 al passo, dal passo precedente. Torniamo a quello che stavo dicendo. Deve fare il pop di ritrattati S che non è vuota, che cioè ha 2,1 e 1,2. Quindi potrebbe o eh, sostanzialmente fare un trade temporale, cioè eh, ritrattare l'andata la, da 2-2 in 2-1 o ritrattare quella vecchia che era ad andare da 1-1 a 1-2 ritratta quello di andare da 2-2 a quello 2-1 perché fa file pop sostanzialmente e quindi eh, questa è l'azione che viene proposta ah, mh, bisogna andare a cercare un'azione tale per cui partendo da S' che è 1, 1, con questa azione B incognita andiamo a porci nella, eh, nella locazione 2, 1 e effettivamente eh, guard attenzione guardando l'attuale mappa degli stati, quella che è la mappa che si è fatta sulla carta, lui si accorge che per da 1, 1 dove si trova adesso per andare a 2, 1 dove devo andare facendo il pop di ritrattati eh, 1 1 quindi la 2 1, quindi devo andare via, si accorge che deve andare verso est e quindi A diventa est, perché si è accorto ha fatto questa eh, quest azione qui. Eh, che eh, c'è un'azione E che da, da, dalla mappa dal taccuino che si è fatto che lo porterebbe in 2.1 che era il luogo da dove veniva quindi propone eh, l'algoritmo all'agente Livingston di effettuare l'azione vai verso 2.1 a questo punto eh, si aggiorna S che eh, S come solito viene aggiornato e si dice all'agente Livingston di muoversi verso est a questo punto, la gente si muove verso est ritrattando l'azione eh, che aveva fatto con, mh, precedentemente. Quindi, compie un'azione che non aveva più nel carnet, ma un'azione che è andata a fare nel carnet relativo a, a quel luogo. Ma perché l'aveva già usata, quel, eh, si era già mosso eh, andando verso est da 1-1 verso 2-1 rifà la stessa mossa perché si accorge che quella è una mossa che gli consente, ma dall'analisi del taccuino se ne è accorto, di annullare la mossa precedente che aveva fatto e che l'aveva riportato sostanzialmente in un luogo dove aveva già fatto tutta l'esplorazione. Questo è molto 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 importante, questa, capire questa distinzione e <ride> utilizzarla poi negli algoritmi che andremo a fare. A questo punto l'esplorazione procede, molto lineare adesso io cerco di andare veloce magari voi la, la seguirete forse eh, più, eh, eh, andando magari più lenti e quindi continuiamo essenzialmente a sviluppare l'algoritmo e vediamo che l'agente Livingstone a questo punto prende il, il ramo giusto aggiornando sempre le sue strutture dati fino ad arrivare al luogo 33 che è il luogo dove troverà il tesoro e completa il suo lavoro annotando anche l'ultimo passaggio sul suo taccuino a questo punto lui si è cr creato questa mappa del tesoro che è la mappa e lo spazio degli stati che all'inizio non aveva Dunque, adesso che cosa possiamo fare? Possiamo andare a eh, tradurre la base da un punto di Livingston, eh, È quella matrice di poco fa tradotta con l'algoritmo che abbiamo visto fino adesso, per esempio. È un successore, cioè che Y è un successore di X se gli sta a nord, se gli sta a sud, se gli sta a est o se gli sta a nord, eh, qui c'è l'or, eh. eh, attenzione, <coughs> dopodiché prendiamo uno qualunque degli algoritmi che abbiamo visto, per esempio l'algoritmo Bread First. Diciamo che il, 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 il tesoro si trova nel luogo 333. 3, 3, e a questo punto possiamo lanciare un, uh, un gol dicendo cerca un, il percorso dallo stato 1-1 verso il gol e beh, forse è meglio che prima glielo facciamo compilare scusate e a questo punto dicevo lanciamo il gol l'algoritmo eh, in maniera molto diligente ci dice che da 1-1 dobbiamo andare a 2-1 e quindi andare verso est, questo non l'ho segnato ma è facilissimo segnarlo, con questo qui, e andare poi sempre verso est a 3-1, poi andiamo verso nord a 3-2 e ancora verso nord. Come vedete ci trova il percorso ottimo, non, eh, non avevamo dubbi perché la bread first search la conosciamo già. Quindi facciamo 1 2 3 e 4 passi e in pratica questo che, che cosa sta succedendo stiamo dicendo questo che praticamente l'agente Livingston ha fatto la mappa. Adesso dovendo andare nel gol e eh, risbarcando nella spiaggia, lui non farà tutto il percorso che aveva fatto prima, andrà direttamente alla, alla spiaggia. Quindi eh, con quattro passi arriviamo alla soluzione

il rapporto fra eh, 12 e 4 e 3 sarebbe il competitive rush ratio che abbiamo visto prima. Il corso del il percorso, il il percorso effettivamente seguito durante l'esplorazione rispetto a quello che avremmo seguito se avessimo conosciuto lo spazio degli stati, cioè se avessimo conosciuto la mappa del tesoro. ecco Bene, questo è l'algoritmo che vi volevo presentare. E prima di andare, tempo per vedere questo... Algoritmo Real Time Astart è sostanzialmente un algoritmo sempre che alterna il, la, la sintesi eh, di, della ricerca, la, la ricerca con l'azione, eh, però è un'azione destinata ad aggiornare l'euristica. Supponiamo di avere una specie di euristica che però era una. Uh, è una sottostima del percorso ottima una veramente grossa sottostima e quindi non era una, una granché come heuristica quello che possiamo fare con questo algoritmo che non ho tempo ma però possiamo vedere questo esempio è mh, un esempio dà l'idea di che cosa quell'algoritmo fa in pratica, eh, quello che noi andiamo a fare adesso eh, è quello di modificare la stima del costo che abbiamo da ciascun per arrivare al, alla destinazione. Supponiamo di effettuare una ricerca in uno spazio di stati lineare, in cui questi cerchi rappresentano i, i luoghi dove ci possiamo spostare, gli archi ovviamente sono la possibilità di potersi spostare da un luogo all'altro. e eh, Supponiamo che dobbiamo andare verso lo zero e questo diciamo il mare supponendo che eh, i numeri che qui siamo, abbiamo riportato qui rappresentano effettivamente la, la eh, stimata distanza di quel luogo dal, eh, dal mare noi ovviamente dovremmo muoverci se, seguendo una strategia greedy da un luogo a un altro che abbia il, il, il valore più possibile basso Però Essendo un algoritmo, come sappiamo uh, Gridi, un algoritmo locale siamo finiti in una pozza, siamo finiti essendo in questo stato qui, in un luogo che ha a, a destra un luogo che ha la sua stessa altezza 2, ma a sinistra un luogo più alto. Se andassimo verso destra, ancora questo è un algoritmo locale, non se ne è accorto, però avremmo un 4, per cui eh, eh, l'algoritmo si muoverebbe dentro questa pozza. In realtà alterando l'azione con la, la, la sintesi eh, della de, 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 de scelta dell'azione effettivamente la gente che si trova in questo luogo si sposta in quest'altro luogo però a questo punto non si limita a spostarsi in quest'altro luogo e cioè va a aggiornare anche la rappresentazione del costo stimato del luogo precedente e, e, a, dicendo ok... Eh, prima eh, sapevo che stavo a 2 distanza 2 da, dal luogo dove dovevo andare, adesso che mi sono spostato di 1 vedo che sto ancora a distanza 2, allora la mia rappresentazione del luogo da dove, do dove venivo si eh, muta perché io vado ad aggiornarla e dico ok da dove venivo vuol dire che stavo a 3 di distanza, quindi il 2 era una sottostima perché Perché mi sono spostato di uno e sto ancora a due dal, dal, dal luogo dove devo andare. A questo punto lui da, da 4 a 3, cioè eh, può andare o in 4 o in 3, decide di andare in 3. E eh, andando in 3, ok, sta in un luogo a distanza 3, 3, però cosa succede? Che lui si sta in un luogo distante 3 e per andarci ha fatto un, 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 una mossa e quindi dice ah, il luogo da dove venivo... Eh, credevo che fosse a distanza 2, ma in realtà è a distanza 4, perché adesso mi trovo a distanza 3, cioè, cioè ho, ho avuto un costo 1 per andare in un luogo a distanza 3, quindi quello da cui venivo era a distanza 4. Allora, questo adesso lui si trova qui fra un 9 e 4. Decide fra 9 e 4 di andare in 4 e quindi va in 4. Però dice ok, al luogo da dove venivo, credevo che fosse a distanza 3, ma in realtà. Uh, mi sono spostato di 1 e sono in un luogo a distanza 4 e quindi vuol dire che dove stavo prima era 5. A questo punto lui si trova fra un 4 e un 5. Decide di andare in 4, ma aggiorna il 5. E come vedete, adesso qui fa e, eh, fugge via e riesce a superare il minimo locale. In pratica, con l'algoritmo. Che non ho avuto tempo di allustrare nel dettaglio, in pratica lui muovendosi di qua e di là, di e di là ha colmato l'altezza della pozza e alla fine è riuscito a, uh, a, a, a fuggire dal minimo locale in cui si era, eh, si era mh, andato a cacciare. Bene, con questo termina questo al, questa unità didattica che ha fatto vedere un algoritmo base per implementare un agente. Intelligente esploratore che eh, riconosce che impara a, a conoscere l'ambiente in cui eh, si muove, si crea una mappa dell'ambiente eh, che poi potrà utilizzare per le successive esplorazioni. Eh, questo era un concetto che ci mancava, quello cioè dell'assenza dello spazio di stati, di informazioni sullo spazio di stati, l'abbiamo colmato. E con questo ultimissimo esempio, eh, in maniera molto veloce, abbiamo visto anche come la gente potrebbe, se adottasse una strategia locale, come in molti casi è inevitabile fare, andare ad anche ad aggiornare l'euristica eh, eh, stimata dei, dei luoghi che, eh, che sta visitando nella sua ricerca locale in maniera tale da aggiornarla sulla sua mappa. E, e consentire così o a lui stesso, ritornando su quel luogo, o ad altri che dovessero andare a trovarsi in quei luoghi, a fare una ricerca eh, su quei luoghi, eh, di trovare in maniera più spedita quella che sarà poi dopo il percorso che porterà alla soluzione. Bene, con questo si conclude l'unità didattica e tutto il modulo dedicato alla estensione, alla generalizzazione, a casi particolarmente realistici, di tutto l'argomento eh, che era la ricerca nello spazio degli stati.